sono carina? Prego. Chiudi per favore. Ciao ragazze, torno con voi con un video haul dedicato nello specifico ai bambini e nello specifico ancora ai maschietti, perché ovviamente il mio figlio è un maschio. In realtà quello che vi faccio vedere è un mix tra cosine che abbiamo acquistato oggi in questo giro e cose che ho preso online. Online vi faccio vedere subito, ho preso questi leggings, che sono poi in realtà questi pantaloni di tuta. Non sono felpati, non sono eccessivamente pesanti, quindi nel caso in cui eventualmente vogliate sfruttarli anche per quando arriverà il freddo magari più importante, forse è consigliabile mettere un collant, una calza più pesante sotto. Il primo paio è questo, sui toni del Bordeaux, con queste righe sagomate, insomma, a forma di montagne nere, semplice, molla in vita. Un altro è sempre sul Bordeaux, questo qui, che ha le toppe sono disegnate, in realtà non sono applicate, sulle ginocchia, e finisce con l'elastico, finiscono tutte con l'elastico. E un altro è questo qui sui toni del grigio, invece sempre questa fantasia geometrica stilizzata nera. Il costo si aggira intorno ai 10 euro, 9,90 euro. Sempre da Zara, oggi abbiamo speso 14,95 euro per un pigiamino, che è questo qui. Faccio vedere un pochino così. È una tutina intera, quindi ha anche i piedini, è allacciata dietro, quindi c'è la fila di bottoncini e poi c'è il classico pannolone, no? Si alza, insomma, il sederino rimane qui. Abbiamo fatto una fatica immane per trovare un pigiama che fosse non eccessivamente pesante, non eccessivamente leggero. Il problema è che Giusuè si scopre da morire e la stanza qui a casa dei miei, dove siamo, che era poi la mia stanza vecchia, è la stanza più fredda, perché è ad angolo, quindi all'angolo della casa proprio, ed è veramente umida e fredda, fredda, fredda. Lui, scoprendosi, ovviamente si sveglia sempre la mattina con quel po' di tosse, lo senti che è più chiuso, ha le manine fredde fredde, quindi è un po' ostica la cosa. È un pigiama veramente molto molto pesante, ci sembra eccessivo. Quello troppo leggero ci sembra, per l'appunto, troppo leggero. E allora abbiamo optato per questo, perché è un cotone esternamente, però all'interno è, vedete? È un cotone più lanoso, più caldo, quindi magari questo con il body sotto rimane più caldo, i piedi sono coperti, e speriamo vada, insomma, bene per questo periodo. Abbiamo preso altre due felpine, questa volta da H&M. Cioè, non sopporta le magliettine con la zip, vado per le felpine classiche, che poi in realtà mi piacciono anche di più, sinceramente. Pagata 9,99, abbiamo preso questa, che è una base grigio scuro con queste macchinine sui toni del nero. Se vedete diciamo acquisti non troppo colorati, ma abbastanza basici, quindi grigio scuro, nero, bordeaux, è perché sono i colori che a Giosuè stanno meglio, essendo molto molto chiaro di pelle come me, avendo questi capelli super chiari, gli occhi azzurri, mettere dei colori tipo il giallo, tipo il rosso, veramente non mi piace, cioè ai miei occhi non lo valorizzano. Invece questi colori più scuri proprio lo valorizzano, valorizzano l'incarnato, valorizzano questi capelli molto chiari, anche il nero gli sta benissimo, infatti ha molte molte cose nere. E poi, insomma, ci sarà tempo per le scelte autonome, quindi per adesso il gusto estetico lo scelgo io, poi dopo lui saprà. Quindi questa qui, il polsino stretto anche sotto alla molla, vedete? Ed è veramente veramente sfiziosa. È felpata, quindi è calda, e questo mi rincuora. Poi un'altra, sempre da H&M, sempre pagata, se non sbaglio, 9 euro, no, questa 12,99 euro. Invece 12,99 euro, abbiamo preso quest'altra, che ha un tocco di colore diverso, che è in questo khaki un pochino diciamo ruggine, base grigia, e ci sono queste due letterone sul davanti. Siamo andati da Chiavi, è stato il primo negozio nel quale siamo andati, perché so che ha dei prezzi veramente bassissimi, o comunque molto abbordabili, per cui sono andata fiduciosa. In realtà non ho trovato nulla, cioè una cosa agghiacciante per me, ma non per
c'è tanta varietà veramente, però non c'era quello che io cercavo, cioè i pigiamini io personalmente non li consiglio, perché sono in una cinghia molto sottile, che veramente secondo me non scalda nulla, cioè proprio a me non è piaciuto, insomma, quindi questione pigiami sono tutti di quella fattura adesso e io li ho accantonati, non ne ho preso neanche uno. Per quel che riguarda invece la maglieria, quindi cercavo queste felpine senza zip, una felpa, ecco, cioè, voglio dire, canonica, semplicissima, ho fatto una fatica bestia e infatti non le ho prese, non c'erano, c'erano con queste zip o queste felpe pelose molto molto pesanti, oppure c'erano le magliettine di cotone leggero, oh, mi si sono addormentate le gambe. Quello che invece ho trovato da Chiavi e che ho voluto prendere sono, diciamo, gli accessori, quindi calzini, ho preso dei body e ho preso un set di cappello, guanti e sciarpina. Allora, i body sono semplicemente confezionati in questo modo, sono 4 body, io li ho sempre presi da Zara, sinceramente mi sono trovata benissimo fino adesso. Mi trovavo lì per evitare di fare l'ennesimo ordine online per 2 body, insomma, ho detto vabbè, li prendiamo. Sono stati pagati 12 euro, sono per l'appunto 4 e sono questa tipologia con la manichina lunga e il collo, il girocollo, non hanno l'attaccatura, insomma, a incrocio. Un buon cotone, leggero, non è un cotone, un caldo cotone, è molto leggero, però va bene per adesso. Poi ho preso questo set di calzini, pagato 6 euro, sono 5 calzini. Questo militare, questo a righine, questo tinta unita, insomma sono diverse fantasie, tutte sui toni del grigio, bianco. Un altro paio di calzini che ho preso è questo qui con i gommini sotto invece per casa e sono in questo celeste, stranamente mi sono dato il colore, con queste stelline bianche e nere. Queste le ho pagate 4 euro, quindi per essere un paio solo direi abbastanza. E poi ho preso questo set, cappellino, sciarpina e guanti, pagato esattamente 12 euro. Il cappellino mi è piaciuto perché in questo caldo pile, e quindi insomma non pizzica, non dovrebbe creare problemi, anche se Josué non tollera molto bene le cosine, i cappelli in testa. Da Io Bimbo, eccolo qua, abbiamo ripreso 2 ciucciotti e adesso sono a sterilizzare insieme a 2 tettarelle, niente di che. I ciucciotti sono della mamma, Giosuè ha iniziato a prendere il ciuccio da quando io ho smesso di allattarlo, quindi intorno ai 13 mesi. Lo prende solo ed esclusivamente per fare la nanna, raramente lo richiede, se lo vede magari lo vuole, però io lo tolgo e lo do soltanto nei momenti del riposo, quindi una volta il pomeriggio e poi quando si mette a letto la sera. In realtà durante la notte lo toglie tranquillamente e non lo richiede durante la notte, non si sveglia per avere il ciuccio assolutamente. La Suavinex, questi portaciuccio troppo carini, pagati 6,20 euro e 5,90 euro rispettivamente. Si presentano in questo modo, con la scatolina trasparente chiusa. Un ciuccio è questo, un portaciuccio è questo qui, all'attaccatura, insomma, in questo modo, in questo verde con le nuvolette sulle sfumature del verde, molto carino. Un altro invece è questo qui, ed è invece il classico portaciuccio con la catenina, quella in plastica, però ha questa faccetta bionda, sembra Josué praticamente, e mi è piaciuta tanto. Ti faccio vedere un'altra cosa della Suavinex per farvi capire quanto sono carini i loro biberon, accessori vari, e sono stati utilizzati, quindi insomma perdonatemi se non sono preparatissima, però sono questo biberon che io utilizzo per il latte, questo è da 360 ml e c'è, Josué beve il latte di riso, quindi c'è un po' di latte di riso, e c'ha, vedete, ha questa forma ergonomica molto molto carina. Ci sono le stelline sul verde petrolio, il tappo praticamente si toglie girandolo, cioè se lo tirate veramente fate una fatica in mano, invece semplicemente girato ha questa forma particolare, vedete? Però sono sfiziosi, sono esteticamente molto molto carini. E invece per bere l'acqua, questo qui ha, questi sono stati presi insomma mesi e mesi fa, si toglie il tappino e c'è questa tettarella invece più da, insomma, per bere appunto l'acqua, non per ciucciare il latte, e questa volpina. E insomma la Suavinex veramente ha delle cose molto molto sfiziose, se vi trovate, se la trovate in giro vi consiglio di dare un'occhiata, e io per l'appunto queste cose le ho trovate da Io Bimbo.
Lo shopping è finito, spero vi sia stato utile il video, se avete domande magari su dettagli che ho tralasciato chiedetemi pure, vi mando un bacio grande, ciao!